6 drops of the essence of terror, 5 drops of sinister sauce. When the stirring's done, may I lick the spoon? Of course, ha-ha, of course. Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro video. Mi chiamo Maria, lavoro per il comune di Brimbank nel gruppo di sostegno sociale. Un grazie di vero cuore al team di Arte e Cultura per questo video. Senza la loro collaborazione questo non sarebbe stato possibile. Oggi prepareremo dei dolcetti molto semplici, crostoli. Sono dei dolcetti tipici del periodo di carnevale, conosciuti anche con altri nomi a seconda delle zone in cui ci si trova. Alcuni dei nomi con cui sono conosciuti sono chiacchiere, bugie, cenci, frappe o galani. È una ricetta semplicissima. Cominciamo subito con gli ingredienti. Ci servono 2 uova a temperatura ambiente, il succo di un limone, 3 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di liquore di vostra scelta, vino bianco, grappa, limoncello, qualsiasi cosa che preferite. 2 cucchiai di olio vegetale, io ho usato olio di semi di girasole, e 3 cucchiai di acqua tiepida e della farina. E allora cominciamo subito. Allora, uova. Adesso i 3 cucchiai di zucchero, il succo di limone, il liquore, l'olio e 3 cucchiai di acqua tiepida. 1, 2 e 3. Adesso cominciamo a lavorare gli ingredienti con la forchetta. Ok, e adesso aggiungiamo la farina che setacceremo. Ci servono più o meno 3 tazze di farina. Ok, cominciamo a lavorare l'impasto con la forchetta, amalgamando bene gli ingredienti. Ok, aggiungiamo un altro po' di farina. Non troppa. E adesso possiamo cominciare a lavorare l'impasto con le mani. Lavoriamo l'impasto fino ad ottenere un panetto omogeneo ed elastico. È quasi pronto. Aggiungo un po' di farina. E il nostro panetto è quasi pronto. Avvolgetelo nella pellicola e lasciamo riposare a temperatura ambiente per circa una mezz'oretta.
Allora, io ho qua un panetto che ho preparato precedentemente. Vi faccio vedere. Allora. Lavoriamolo un pochettino, aggiungendo un po' di farina. Aggiungiamo un po' di farina e tagliamolo in pezzetti che poi passeremo nella nostra macchina da pasta. Ok, aggiungiamo un po' di farina. E appiattiamola. Ok, adesso passiamo le nostre sfoglie di pasta tra i rulli della macchina da pasta, cominciando con lo spessore più grosso. Ecco qua. Cambiamo. Adesso lo spessore è un po' più piccolo. E lavoriamo così le nostre sfoglie fino ad ottenere lo spessore desiderato. A me piace raggiungere i 2, non più di 3 mm. Non vogliamo che la sfoglia sia troppo grossa. Allora, ripetiamo il procedimento fino a raggiungere lo spessore desiderato, 2-3 mm massimo. Poi se vi piacciono più sottili si può anche fare. Siamo quasi la nostra sfoglia fra i rulli della macchina fino ad ottenere lo spessore desiderato. Va benissimo così. E procedere poi con tutti i panetti di pasta. Allora. Adesso vi faccio vedere come preparare i nostri crostoli. Un procedimento facilissimo. Tagliamo la nostra sfoglia con una rotella dentellata a forma di rettangoli. Ok, e poi tagliamo nel centro di ogni rettangolo. Facciamo un piccolo taglietto. I nostri crostoli sono pronti per essere fritti, oppure volendo
possiamo dare quest'altra forma. Allora prendete un angolo, infilatelo dentro il taglietto e giriamoli così. E facciamo lo stesso con gli altri rettangoli di pasta. Ok, e i nostri crostoli sono pronti per essere fritti. Versiamo l'olio nella padella. Versare l'olio nella padella e assicuriamoci che l'olio sia molto caldo. Molto importante, se no i nostri crostoli saranno pieni di olio. Ho della pasta qua che userò per vedere se l'olio è caldo abbastanza. Ci vorranno un po' di minuti, un paio di minuti. Intanto io continuo a fare i crostoli. Ok, controlliamo il nostro olio. Ancora non è pronto. Ok, ci siamo quasi. Proviamo con dell'altra pasta. Benissimo. Assicuriamoci che i nostri crostoli sono dorati e poi li possiamo girare. Mettiamoli ad asciugare su della carta assorbente. E procediamo con la frittura dei rimanenti crostoli. Adesso che l'olio è caldo non ci vorrà molto. È un procedimento alquanto veloce. Pronti, facilissimi. Quando i nostri crostoli sono freddi, li cospargeremo con dello zucchero a velo. Ed adesso il tocco finale. Cospargiamo il piatto con dello zucchero a velo. E mettiamo i nostri crostoli. E cospargiamoli con dello zucchero a velo. Pronti, i nostri crostoli sono pronti da mangiare. Grazie e fatto, grazie, crostoli. 6 drops of the essence of terra, 5 drops of sinister sauce. When the stirring's done, may I lick the spoon? Of course, ha ha, of course.